Eccoci qua, buonasera, buonasera. Buondì,
Bonsoir. Buonasera a tutti. No, mi doveva andare il telefono in aggiornamento in questo momento, grazie iPhone, molto gentile. Allora, intanto cominciamo con il salutare tutti quanti. Elisabetta, Giada, mi mancava la vostra musichetta, Giada, vedi, se poi uno si affeziona, anch'io sono affezionato, non la sopportiamo più io e Nicolas, ma però ci si affeziona e poi diventa segno distintivo. Però scusami, però prima dobbiamo partire con una sigla dell'elenco telefonico, quindi benvenuti al nuovo elenco telefonico. Vado. Desi, Luigi, Virginia, buonasera, Tiziana, Concetta, accolto subito. Lucia, Ilenia. Salutiamo anche Piccola 57, 56, 79, 86, ecco 28. Che adesso partono i nomi, Fragolina 88, Marcagnano, Leti Bull, Giampischi, Laura Pignata, Tano.style, eccetera, eccetera. Questi sono gli amici di Instagram, quindi buonasera Instagram, buonasera Facebook e buonasera. E buonasera anche agli amici di Netica. E buonasera anche a chi ci ascolta dal podcast, perché dopo che ieri abbiamo fatto la prima puntata del podcast, andiamo in diretta anche nel podcast, così invece che caricarla in un secondo momento ce la ritroviamo, perché sapete che le dirette le carichiamo tutte su YouTube, rimangono su Facebook, le carichiamo su YouTube e le carichiamo anche sul podcast, in modo che se uno si voglia risentire la diretta lo può fare anche attraverso solo l'audio. Però mi raccomando, facciamo anche la marchettata. Vi ricordo che da ieri sera è partito Night Club. In cui rifacciamo, è partito Night Club. Che andiamo in diretta tardi la sera, infatti tutti coloro che ascoltano Night Club sono sonnambuli e parliamo. Ieri abbiamo avuto anche, è stato bellissimo perché abbiamo avuto anche in collegamento telefonico dei vostri colleghi, che è stato bellissimo ed è veramente bello. Mi raccomando, se volete seguire Night Club su Speaker trovate clubdeparrucchieri.it, oppure nel momento in cui siete all'interno della mailing list, seguite la pagina del Club dei Parrucchieri, comunque trovate l'avviso quando andiamo in diretta, perché non è che lo decidiamo, quando ci prende così andiamo in diretta sul Night Club. Esatto, va bene, allora intanto saluti li abbiamo fatti a tutti quanti, mi raccomando condividere la diretta, la prima cosa, fatelo subito, adesso, ho la voce in sync, le labbra mi si muovono, sì esattamente, boh, mi vedo strano, non so, va bene, allora mi vedo strano perché siamo le ultime ore prima del nuovo mondo, come vedete Bragion si è messo alle spalle già un mondo catastrofico, cos'è quello dietro lì, sembra un post apocalittico, è una metropoli oramai del futuro per come la vedo, no? Dopo il lockdown, non si può andare in bicicletta, non si può fare quello, non si può fare quell'altro, che soprattutto vabbè. Guardiamo lo sfondo di Cristiano e non guardiamo lo sfondo di Zampieri, vero? Perché invece Zampieri ha messo il mondo dei balocchi, l'ho messo apposta perché non ci si concentrasse sul suo, ma vedo che non funziona. No, che Zampieri si è presentato qui con queste area gialla, area... Lei Zampieri in che area è? Io giallo, giallissimo. Lei è giallo. Al momento. Quindi, estremamente contento. Non si può mai dire. L'Istituto Luce, tutto bene. Ho visto che ha cambiato anche l'immagine del profilo. Lei, quindi si sta proprio prendendo proprio questo ritaglio proprio dell'Istituto Luce. Diventa roba sua. Ma vedo che la cosa funziona, di conseguenza vado avanti in quel senso. È giusto. Va bene, allora, intanto vedo che state arrivando, l'ho già detto ma lo ridico, di condividere la diretta. Di cosa parleremo stasera? Beh, insomma, siamo al 24 ore dopo il DCPM di Conte, che tutti conosciamo. Ci aspettavamo più o meno, adesso ci sono delle discussioni su zona gialla, zona arancione, chi doveva essere in rossa o chi doveva essere in gialla, eccetera eccetera. Diciamo che insomma, non si è mai contenti e nessuno è contento, credo, a parte forse quelli che stanno in zona gialla probabilmente. E poi ci sono un paio di questioni, ne abbiamo parlato anche ieri notte, ma oggi ne dobbiamo parlare un po' con tutti. C'è la questione, io anticipo un po' le questioni e poi sentiremo tutti.
c'è la questione dello spostamento da comune a comune, c'è la questione delle estetiste no e i parrucchieri sì, che a me mi ha sorpreso a dire la verità, però a molti altri invece no, mi sembra che vediamo. E c'è anche l'altra questione del metà-metà, che ne abbiamo chiacchierato un po' prima fuori onda, in realtà non siamo né in un lockdown come a marzo, e neanche in un mondo normale, quindi secondo me siamo in una situazione a metà che potrebbe anche avere dei risvolti interessanti. Ieri sera, anche nella chiacchierata che abbiamo fatto, avevamo persone positive da quel punto di vista. Va bene, questo è un po' il tema. Io direi forse di partire dal più informato di noi, che è sempre il dottor Bragion, che si legge i DCPM a fondo, vabbè, almeno come interpretazione. Allora, nessuno ha la verità in tasca, questo lo diciamo, perché sono interpretazioni di un DCPM che però Bragion si legge più volte, quindi tra noi è sicuramente il più informato. Pensavo quindi che dicessi nessuno di noi ha la voglia di starsi lì a leggere tutto quanto tranne Bragion, perché a parte Bragion che non è vero, anche coloro che scrivono i DPCM poi se lo leggono, Bragion sì. Vabbè, io guardo solo le figure, quindi esatto, non faccio il testo. Ma allora, tra l'altro, prima di lasciare la parola a Bragion, abbiamo anche un paio in condominio. Stasera abbiamo aperto il condominio, la Betty mi avrà messo il link, lo metterà tra qualche momento. DPCM si dice, sì, io continuo a sbagliare, dico DCPM, vabbè, DPCM. Dicevo, se volete entrare in diretta con noi e dirci la vostra, perché stasera vorremmo anche sentire quello che pensate voi, perché immagino che comunque anche alla fine di questa ora, qualunque roba diciamo, almeno dal punto di vista dell'interpretazione del DPCM, rimane un'interpretazione, secondo me. Non credo che ne usciremo, anche se le cose sembrano piuttosto positive, non negative. Allora, Bragion, cominciamo dai dati di fatto. Allora, abbiamo queste tre fasce, i parrucchieri sono aperti dappertutto e le estetiste invece no, sono chiuse nelle zone rosse. Quindi cominciamo da qui. Tu ti sei fatto un'idea, visto che poi come boss avete anche noi un po' meno, come club non abbiamo moltissime estetiste, ma voi come boss ne avete parecchie. Ti sei fatto tu un'opinione del perché le estetiste invece chiuse? La risposta è la più banale, cioè perché loro mettono le mani addosso alle persone, diciamo così. Sì, secondo me avrebbero potuto almeno dare un dettaglio, perché sicuramente ci sono dei servizi che possono essere magari più a rischio e degli altri meno. Magari i trattamenti viso-corpo potevano essere in qualche modo un po' più legati a questo tipo di situazione, magari quelli dell'estetica tradizionale meno. Quindi è ovvio che diventa difficile, perché per esempio la domanda che mi sono posto è che la lettura di tutti i quotidiani di oggi, quindi il Giornale, il Corriere, il Sole 24 Ore, il Fatto Quotidiano, cioè li ho letti tutti e ovviamente ci sono solo interpretazioni generiche, però il fatto è questo, è un salone che ha l'estetica, che fa? Ci siamo chiesti aperto, anche quello, sì. Fa l'estetica, cioè l'estetica non la fa solo il salone, quindi se un cliente viene ed è venuto per fare magari un mix di servizi, devono evitare di fare quel tipo di attività. Ovviamente l'altro aspetto fondamentale, quindi non c'è una ratio precisa se non quella che hai dichiarato anche tu, quindi evidentemente sono stati considerati dei servizi diciamo più a rischio. L'altro aspetto fondamentale è quale cliente può andare, perché tutti quanti hanno detto: ah sì, molto interessante, sto aperto, ma chi può venire da me, dato che nella zona rossa non si può neanche barcare il proprio comune, se non per questioni legate a lavoro, stato di salute, piuttosto che portare il figlio a scuola. Ma ripeto, se parliamo di elementari, che sono quelli che possono andare a scuola, difficilmente fanno delle elementari lì fuori del comune, però potrebbe succedere. Allora la domanda che nei gruppi WhatsApp, su Facebook e ovunque è venuto fuori è: bene, quindi se io sono nel comune di Milano,
ok, prendiamolo anche uno di quelli pesanti. Beh, il Comune di Milano è grande, quindi un salone che lavora nel Comune di Milano potrebbe non sentire la differenza, ma un salone che lavora nel Comune di Cassano Magnago, tanto per dare un esempio a me vicino, che lavora a Cassano Magnago e che magari ha l'80% della clientela che viene da oltre il Comune, possono venire o non possono venire? E qui si sono aperti degli scenari apocalittici, perché chi diceva che il salone è una, come dire, un servizio di prima necessità, e quindi nella dichiarazione, nell'autocertificazione avrei dovuto mettere il luogo in cui mi recavo, la data e l'ora dell'appuntamento per giustificare il fatto che mi sto spostando extra comune. E da qui sono partite le interpretazioni, per cui nei gruppi dei quali facciamo parte, piuttosto che altro, ho visto passare di tutto. Gente che ha chiamato i carabinieri, i vigili urbani, la guardia civile, la CNA, il Confartigianato, e la cosa divertente è che su 10 istituzioni interrogate sono venute fuori 25 opinioni diverse. Questa è la cosa figa, perché a questo punto io credo che l'unico a decidere è il cliente, nel senso, mi prendo il rischio o non mi prendo il rischio, perché l'altra osservazione è: ma chi è che mi ferma? Che tipo di controlli fa? Perché io sono andato a leggere anche, non so se l'avete fatto, le FAQ, in fondo sono andato a leggere anche le sanzioni. No, ma ci fidavamo che tu l'avresti fatto, per quello che... Ecco, perché esatto, sei qua. Non abbiamo letto le FAQ. Ma sapevamo che tu l'avresti fatto, ecco perché ti teniamo... Le sanzioni, se non lo sapete, vanno da 300 a 3.000 euro. Per il cliente, quindi, per chi si muove. Per chi viene certo. Preso, pizzicato a circolare senza un buon motivo. No? Per cui va bene, non ho l'edicola nel mio comune, ne parlavamo anche con Nicola, se me l'ha fatto lui questo esempio, non ho il supermercato nel mio comune, vado nel comune vicino perché sono giustificato, fa la spesa, devo comprare il giornale perché il giornale è ritenuto genere di prima necessità, il quotidiano, l'informarsi, perché è dai quotidiani che tu hai l'informazione, sai come ti devi muovere, come se non ci fossero i social e strumenti decisamente più potenti e più immediati di un quotidiano, ma vabbè, lasciamo stare. Difficilmente non ho il parrucchiere nel mio comune, difficilmente, può succedere, però ancora una volta non ho risolto, perché dovrei andare nel comune più vicino, cioè non è che posso permettermi, dato che non ce l'ho nel mio, di andare a 65 km di distanza. Per cui devo dire la verità, delle letture che ho fatto, perché di DPCM ne ho letti tanti, come li avete letti voi, come li avranno letti tutti quanti, questo è davvero il più bordelloso che io abbia mai letto. Anche perché Cristiano, non so, leggo in chat, adesso non faccio nomi perché ce ne sono tantissimi, ognuno dice la sua, no? Hanno detto che possono spostarsi per andare dalla parrucchiera usando l'autocertificazione. Qualcuno ha detto no, ho chiamato i carabinieri, mi hanno detto che non ci si può muovere dal comune. Allora, c'è da dire che sicuramente, probabilmente, la versione più gettonata è quella del sì, ti puoi muovere, qualcuno dice senza autocertificazione, qualcuno con l'autocertificazione, perché poi... diciamo così, tra virgolette, la scusa che gira di più è quella del io sto seguendo un percorso, non dico terapeutico, però di cura del capello in quel salone, e quindi devo andare a continuare, non è che posso cambiare salone, allora, così. Bravo. Questo è diciamo il ragionamento specifico che poi in realtà abbiamo fatto anche insieme, quindi io mi faccio solo portavoce, ma ne abbiamo parlato insieme, quindi non è una mia idea specifica. Allora, il concetto è questo qua. Se il commercialista fosse una delle attività rimaste aperte, no? Però tu ti puoi spostare solo nel comune, cosa fai? Cambi il commercialista e ne prendi uno del tuo comune, perché non puoi andare dal commercialista che sta a due comuni più in là? Cioè, il rapporto è un rapporto fiduciario quello che si crea col salone. Ora, ovviamente col giusto distinguo, però non credo che uno che non può muoversi dal comune a questo punto decida di andare in un parrucchiere del suo comune, dal quale normalmente non va, semplicemente perché non può spostarsi del proprio comune. Cioè, il rapporto che si crea col salone da conciatura e col centro estetico, chiaramente, che vabbè, in questo momento soffre di più, è fiduciario, cioè nel senso, mi conoscono, magari ho un percorso in ballo, magari ho fatto 3 trattamenti su 10 che dovevo fare e via discorrendo, quindi con quale criterio io posso, cioè mi lasci aperto, cioè il ragionamento che ho fatto è questo: se tu mi dici che il salone può rimanere aperto,
per me il salone può essere frequentato, perché se no per quale motivo me lo lasci aperto? Me lo lasci aperto, ma possono venire solo quelli del comune, e se la lista dei miei clienti è all'80% fuori comune, allora chiudo, è uguale. Cioè, tanto la frequentazione, almeno a livello di servizi che posso erogare in quei giorni, è uguale. Quindi è davvero controverso, molto controverso. Ecco, Cristiano, tra l'altro vedo in chat, c'è anche qualcuno di no, non possono spostarsi in un altro comune, nel proprio comune possono andare. Ci sarà sicuramente, come sempre succede, anche un piccolo interesse personale, no? Tipo il salone di una città che certo, dice ho pochi certo. clienti in questa città. Questo è venuto fuori si anche con Nicola ieri sera, no? Certo, dice bene, certo. Io ho solo il 10% dei clienti della mia città, lavorerò in questo periodo per prendermi il restante 90%. Quindi è chiaro che ognuno poi farà la sua valutazione. Ma volevo chiedere, poi vado anche in condominio, voglio sentire sia Pina che Bruno, che vedo già lì, e vi ricordo che se volete sentire entrare basta cliccare, ma vado prima dal nostro parrucchiere, quello che sta con noi, a sentire come l'ha presa questa, essendo in zona gialla. Cambia, a parte che per i parrucchieri cambia poco in realtà, gialla o rossa sempre aperti sono, quindi. Ma questo fatto un po' del ci si può andare, perché credo, scusatemi se sbaglio, chiedo a Bragion, ci si può muovere soltanto nel proprio comune in tutte e tre le zone o solo nella rossa? No, solo nella rossa. Io credo che sia principalmente nella rossa il fatto che non puoi andare oltre comune. Attenzione, questo credo, vedi che viene. Scusa, il dubbio. Scusa Stefano, ti puoi spostare un attimo che così lo leggiamo giusto? No, io con la testa di Stefano. Siete sicuri, cioè, che soltanto nella zona a rossa non si possa lasciare il proprio comune, mentre negli altri si può andare tra comune e comune? Perché non sono così convinto, eh. Secondo me sì, però intanto guarda. Intanto guardi. Allora, Stefano, e tu come l'hai presa? Cioè, zona gialla, questo è il decreto, si può passare da una zona all'altra. Secondo te cambia qualcosa da domani o è uguale a prima? Allora, il fatto che siamo in zona gialla ci rende ancora un pochettino più liberi negli spostamenti. Il mondo è diviso a metà tra quelli super incazzati che non ascolteranno neanche il divieto e la paura delle multe e quelli che sono super preoccupati che già da 2 settimane se ne rimangono a casa tranquillamente, oppure diciamo che in questa settimana abbiamo tante persone che hanno anticipato i loro appuntamenti riempiendoci veramente queste 2 settimane per la paura della chiusura. Ok, questo è un atteggiamento che c'è, poi vediamo cosa succede la settimana prossima quando il tutto si ristabilizza da un certo punto di vista. Poi certo, io ieri quando sentivo il decreto delle zone rosse ho avuto una stretta al cuore nei confronti di tutte quante quelle persone che sono i nostri clienti, i nostri amici, i miei colleghi che sono nelle zone rosse, ai quali ho scritto un messaggio proprio perché ieri sembrava una presa per il culo, cioè parrucchieri siete aperti, cari cittadini restate a casa. Cioè ieri sera era un po', io mi sentivo male a pensare a loro, ma non tanto per loro, perché poi non è che noi siamo così tanto al sicuro, voglio dire, perché domani mattina diventiamo aranci, poi rossi, non è che siamo proprio così, cioè non è una certezza, non è che ci siamo presi il patentino di gialli e siamo così, tutto potrebbe cambiare a seconda dell'indice dei contagi eccetera, quindi io lo vedevo come se dovesse succedere a me tra un po', e inevitabilmente poi per la vicinanza appunto a tutti quanti gli amici e colleghi che vivono questa situazione oggi, che non è una grande figata in ogni caso. E poi oggi vabbè, sembra che si possa andare dal parrucchiere con l'autocertificazione, quindi questa cosa mi rende più sereno e nei loro confronti e anche nei confronti nostri, tutti quanti di quelli che siamo gialli, che potremmo comunque trovarci nello stesso punto, ma resta il fatto che le persone sicuramente al di là dell'ansia da andiamo a farci i capelli adesso, boh, vedremo come si comporteranno. Sicuramente un po' di timore, un po' di attenzione e sicuramente un po' di evitiamo gli spostamenti che non sono proprio così necessari ci sarà, tenendo conto che poi le persone non vanno a lavorare, non vanno al ristorante, non vanno a fare shopping, non vanno in discoteca, non vanno a ballare, non vanno a bere un aperitivo, non escono di casa dopo le 6 del pomeriggio, a che cazzo mi vengo a fare la tinta a fare? Cioè, voglio dire, una settimana più, una settimana meno non è che ci cambia, visto che siamo rinchiusi in casa, siete d'accordo? Poi no, certo, le persone si tengono bene lo stesso, però sicuramente dovremo stare ben pronti a capire cosa succede, insomma, e a poterlo affrontare. Come imprenditore tu sei un po' preoccupato in questo momento? Ma o dici... Sono preoccupato quando...
quando un'azienda non, quando un'azienda manifesta degli evidenti prossimi problemi derivanti dalla situazione economica generale, beh, uno se rimane sereno e tranquillo, voglio dire, è solo uno che ha la testa sotto la sabbia, quindi come se dicessi no, non è vero, sarei un Pinocchio della Madonna. Poi preoccupato per la situazione, per un mese di chiusura o per un mese di diminuzione del lavoro, ma no, non lo sono ancora, francamente. Non vuol dire che sono felice, ma non sono ancora preoccupato. Quello no. E oggi facevo progetti, ho avuto tre dei miei partner, inteso fornitori, tre dei miei partner che, con i quali faccio acquisti, faccio progettazione, cioè progettazione intendo, io non compro semplicemente prodotti, ma progetto con loro situazioni, e con tutti e tre eravamo sulla stessa linea, nella stessa lunghezza d'onda. Non siamo lì a buttarci nel fare grandi riordini, anche se con tre quarti di cervello ragioniamo su strategie, su futuro, su progetti, su progettazione e non su chiusure. Ovvio che magari il riassortimento per Natale l'ho rimandato a tra 20 giorni, non l'ho fatto oggi. Tutto lì. Va bene, va bene, va bene. Intanto si vedo nelle chat fare marketing locale, quale migliore occasione. A me hanno detto le autorità di inviare al cliente con data, ora e luogo dell'appuntamento, specificando appuntamento per igiene della persona. Insomma, sono tutte queste le idee che vengono fuori. Allora, vado in condominio a sentire Bruno e Pina, per sentire com'è la situazione. Chi è che ha il microfono acceso? Pina, vedo bloccata. Bruno, tu che zona sei innanzitutto? Rossa. No, aspetta che non ti sento. No, ecco qua. Eccoti qua. Dico, che zona sei tu? Sì, sì, ci sei. E siamo in piena zona rossa. Ronaldo. Quindi poi io sono proprio confino con vari comuni, quindi sono proprio borderline. E difatti, che dire, nel rispetto totale di chi sta soffrendo ancora per motivi di salute, io la situazione la vivo così, cioè ho bisogno di sdrammatizzare, ho bisogno di pensare positivo e ho bisogno di non farmi invadere da questa situazione che per l'ennesima volta va interpretata. Quindi in queste ore, come stavate già dicendo voi, si sono accavallate notizie su notizie, quindi ripeto, cercare di sdrammatizzare. Difatti il mio problema fondamentale del momento è quello che io vorrei andare in console all'interno della trasmissione Night Club, e questo è il mio grande pensiero delle ultime ore, perché ieri sera vi ho sentito dopo mezzanotte e l'ho trovata fantastica grazie quello che avete fatto. Ma guarda, adesso vabbè, a prescindere dalle battute, faccio questa considerazione, mi collego allo sfondo di Bragion. Ho sentito un bellissimo intervento da parte di un cattedrato nord europeo che ha fatto semplicemente questo discorso: cerchiamo di rilassarci un attimo, perché siamo invasi tutti noi, Italia, Europa e il resto del mondo, da un momento epocale. Fra qualche mese qualcuno ci dirà che la situazione sta scemando e speriamo ci rilasseremo tutti, anche grazie all'apporto medico, e soprattutto fra un po' di tempo, non si saprà quando, ci sveglieremo in una nuova era, con nuove dinamiche economiche, con paesi che diventeranno molto più ricchi, paesi che diventeranno molto più poveri, interazioni tra paesi nuovi, interazioni economiche tra paesi nuove. Quindi è meglio renderci conto che stiamo vivendo un momento veramente stravolgente, e forse guardare e focalizzarci al comune o all'interpretazione del politichese che ci invade, anche perché, insomma, diciamolo, non possiamo portare gran rispetto a chi butta giù tutti questi... lo sfondo di Zampieri sembra il Monopoli. Prendo tre case, compro gli alberghi, insomma, il caro Gigi Proietti avrebbe detto c'hai rotto il ca, cioè
Ma, cioè, non si può, non se ne può più. Quindi allora, cerchiamo adesso, facciamo un applauso a Gigi Proietti, visto che l'hai nominato, così ce la buttiamo dentro anche noi. Quindi per chiudere, quell'intervento che ho sentito, che mi è piaciuto molto, voleva un po' far capire anche proprio quello, cioè far capire, di cercare di far mente locale, non farci invadere così tanto dal negativismo che ci attanaglia giornalmente, e capire che stiamo vivendo qualcosa di pazzesco. E tra l'altro, guarda, Bruno, ne approfitto perché mi dai un assist, ti lascio qui con noi, mi dai un assist per quello che dicevamo anche nel fuori onda, cioè questo che è un momento un po' intermedio, cioè non è il vero lockdown come abbiamo passato marzo, aprile, i primi giorni di maggio, ma non è neanche il mondo di prima del lockdown, ma sembra quasi una via intermedia. Forse la cosa migliore sarebbe quello di, da una parte, continuare col salone come si fa normalmente, eccetera eccetera, ma dall'altra parte risvegliare tutte le parti che si erano accese durante il lockdown. Cioè, mi spiego meglio, dico delle cose più banali, ma per farmi capire. Cioè, per esempio, si possono preparare i kit colore che tanto erano diventati di moda durante il lockdown, attivando tutta una serie di situazioni digitali importanti, no? Avere un'app che ti fa il pagamento online, eccetera eccetera, perché magari li pensi per una clientela che, come diceva Stefano, inevitabilmente ci sarà un calo, quindi ci sarà una parte di persone che non verranno. E dall'altra parte però il salone continua a fare i servizi normale. Era venuto fuori, lo voglio tirare un po' fuori tutto, era venuto fuori durante il lockdown che in alcuni casi era più utile mandare kit colore che fare i ritocchini colore, che occupavano più tempo in salone. Quindi, per dire un po', non so se mi sono spiegato, quindi lo dico a te Bruno per primo, poi lo dico agli altri, anche chi ci sta seguendo. E il riassunto sarebbe: forse questa è un'occasione in più per da una parte tenere in piedi il salone, quindi tenere una sorta di un fatturato, anche se non pieno, ma che cammina, e dall'altra usare il tempo magari che avanza perché c'è un po' meno lavoro, o comunque metterci un po' la dedizione nel riprendere quelle cose che nel lockdown erano le uniche che si potevano fare, che erano appunto quello che dicevi tu Bruno, parte di un nuovo mondo, di un nuovo modo di fare, che magari tornando alla vita normale si sono perse, e questa magari è l'occasione di riaccenderle, anche mischiandole, perché qua, dopo ti lascio la parola a te, anche perché abbiamo avuto ospite qui Mariano Balato, che per esempio fa entrambe le cose, ha aperto il quarto salone ma ha una rivendita online, quindi la parte digitale online eccetera eccetera non per forza deve essere staccata o di qua o di là, o sono aperto e quindi faccio tutto qui, o sono chiuso e faccio tutto online. No, tu come la vedi? Guarda Nico, posso esagerare? Come no? Cioè, quello che intendo è che forse è arrivato addirittura il momento di pensare a nuovi percorsi proprio professionali. Cioè, non è detto che il parrucchiere debba per forza gestire un salone e tagliare i capelli e fare il colore alle signore della città. Cioè, forse è arrivato il momento di sdoppiarsi, di ipotizzare nuovi percorsi, di scegliere e vivere delle nuove opportunità, intraprendendo nuovi concept, magari mettendosi anche in gioco. Adesso vi rimando una cosa veloce veloce. La cosa che mi ha colpito è questa qui. Cioè, io oggi ho ricevuto una valanga di telefonate da parte della clientela e degli amici che, un po' ridendo, ma neanche tanto, mi hanno invaso con questa questione. Cioè, Bruno, noi arriviamo in garden da te e veniamo a bere da te, veniamo a mangiare da te, non veniamo, e così bypassiamo il problema del bar, del non poter uscire. In realtà facciamo finta di prendere l'appuntamento, in realtà veniamo, ci prepari qualcosa, ci fai bere qualcosa. Onestamente, uno come fa a non pensarci? Non è il caso che magari io, in un momento come questo, possa eventualmente anche valutare tutte le possibilità? E questo lo dico agli amici colleghi, forse è arrivato il momento
di spaziare sì. e vivere con entusiasmo a volte quelle idee un po' folli che però non prendiamo mai in considerazione. Beh, adesso tu l'hai buttata lì, ma Zampieri non ha mai parlato in queste ultime 2 o 3 settimane su questo argomento, ma lui ha un bar dentro il salone. Non so se nel suo salone si è creato una sorta di ritrovo illegale di alcolici. Ci pensavo una sera, qualche sera fa, e pensavo che tutti i bar alle 18 sono chiusi. Però siccome noi chiudiamo alle 20, in realtà da me si fa l'aperitivo fino alle 20, alle 19.30. Sì, gente che va in salone da Stefano ogni giorno a farsi la barba. Scusa, che probabilmente questa cosa che per noi è una cortesia semplice e ci potrebbe mettere in difficoltà. Adesso l'ho detto piano, speriamo che non sia nessuno che ci senta. Quindi sono solo in 300. No, sì, siamo stati noi. Però ci pensavo giusto un paio di giorni fa. Va bene. Il tema è sicuramente complesso, però credo che la visione che ci siamo detti noi anche adesso, anche con Bruno, sia quella più corretta, no? Cioè è inutile, l'abbiamo sempre fatto, è inutile star lì a dire che cosa va fatto, cosa non va fatto, o il comune, sì, sono cose che scopriremo nei prossimi giorni, sapremo qual è la cosa più giusta, qual è se nei comuni, se si può cambiare comune. Qui un'altra scriveva: no, a Monza ci hanno detto sicuramente che non si può fare, quindi no, non è così. Però io vorrei far notare una cosa alla chat. Come no? Sì. Scusate, io è da tutta sera che guardo la chat, io vi invito a leggerlo. Sembrate tutti arrivati da paesi diversi: uno dall'Italia, uno dal Marocco, uno tutte cose diverse. Cioè, come faccio io a proporre una certezza nel momento in cui leggo che su 30 persone 30 mi danno delle definizioni diverse? E vi invito anche a fare un piccolo ragionamento che non rappresenta una certezza su qual è la situazione, però ricordatevi che anche chi deve poi far rispettare queste leggi, chi deve controllare queste leggi, ricordatevi che anche le medesime persone si vedono travolte da un giorno all'altro con un DPCM che devono capire anche loro. E quindi mettetevi anche dall'altra parte quando vedete magari anche un discorso di no, non ti devi spostare. Magari una persona non lo fa per cattiveria, ma lo fa fin di bene, perché dice: se io nella certezza del fare e nella certezza del non fare, punto sulla certezza del non fare per essere tranquillo, perché eventualmente sto facendo un qualcosa che reputo positivo, nel senso tutelo la persona a livello di salute, tutelo anche i movimenti delle persone. E quindi mettetevi anche nei quei panni, non partite con: ho chiamato mio cugino che lavora lì e mio cugino mi ha detto che posso e tu cugino, ragionate un attimo, perché come era successo anche nel primo lockdown tante cose che stavamo qui a parlare, ma si possono fare, non si possono fare, poi ha sempre vinto il buon senso. Non c'è mai stata una situazione in cui nel buon senso della ragione non fosse come avevamo pronosticato o come avevamo pensato che fosse il concetto migliore. Quindi quando voi chiamate, ho chiamato il comune, ho chiamato l'ASL, ho chiamato CNA, ho chiamato Confartigianato, ho chiamato di qua, ho chiamato di là, tutti mi dicono cose differenti, pensate anche che dall'altra parte avete delle persone che il DPCM l'hanno ricevuto, secondo me, ieri mattina, penso neanche ieri pomeriggio, e che quindi c'è anche una difficoltà da quel punto di vista lì a dare delle direttive chiare, ma non per mancanza di voglia, ma proprio per mancanza di tempo e conoscenze per avere tutte le risposte esatte. Perché ricordatevi che poi le persone a cui domandate non devono rispondere solo al parrucchiere, ma in realtà devono rispondere a tutto ciò che gira attorno magari a una zona rossa, quindi dal parrucchiere, dal piccolo artigiano, da quello che c'ha la bottega, il ristorante e vi dicendo. Quindi anche da quel punto di vista lì capite bene che magari oggi non abbiamo risposte certe, magari fra 2 giorni, 3 giorni, quando una persona effettivamente ha tutta la situazione ben chiara, allora vedrete che riceveremo delle risposte molto 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 più concrete più vicine alla realtà. E io però volevo come no sì
aprire soltanto una piccola parentesi, perché è vero che ci chiamiamo Club dei Parrucchieri, però io vorrei anche un attimo dare la vicinanza come Club dei Parrucchieri al mondo delle estetiste, ai parenti che abbiamo vicino, perché a me sinceramente la cosa che mi ha dato più fastidio è stato il fatto che durante il lockdown estetiste e parrucchieri sono sempre stati uniti, sono sempre stati visti come un'unica categoria, e oggi sono state viste come cose separate. Non venitemi a dire poi che il discorso del centro estetico è perché c'ha più contatto, perché poi sentiamo in una barberia che deve fare una rasatura a un uomo, penso che la vicinanza c'è ugualmente, cioè non la vedo tutta questa discriminazione da un punto di vista o dall'altro, anche perché i centri estetici hanno preso le loro direttive, hanno preso le loro protezioni e hanno seguito tutte le normative date dallo Stato. Quindi sinceramente, anche se siamo Club dei Parrucchieri, mi sento di dare un abbraccio da parte del Club dei Parrucchieri a tutte le estetiste, perché secondo me tutte estetiste ed estetisti, tutti i centri estetici, perché secondo me quello che ha fatto il governo è stata una distinzione senza ragione, e qui mi verrebbe da prendere posizione, perché secondo me è insensato dividere il mondo parrucchiere e barbieri dal mondo estetiste, dato che rappresentano entrambi i servizi alla persona. Ecco, che poi, perché poi la domanda è anche, ma chi ha l'estetica nel salone che fa? Non chiude la parte estetica se se lo può permettere, cioè è vero che molti hanno le cabine, quindi non aprono le cabine, ma poi le mani, sì, le unghie fanno parte dell'estetica, dica. Tra l'altro, Nico, lo stesso ragionamento è stato fatto per tabaccheria edicola, perché spesso e volentieri sono la stessa attività, cioè sono i tabacchi e l'edicola. Però dico, se il ragionamento lo fai per i tabacchi e l'edicola, allora avresti dovuto farlo per tutte quelle attività che sono mix, per esempio il salone estetica, che non sono così pochi i saloni che hanno l'estetica. Quindi si unisce tra l'altro, per complicare ulteriormente il ragionamento, sono andato a riprendere il DPCM, ed effettivamente sapete che la zona gialla è scenario tipo 3 e la zona rossa è scenario tipo 4, perché così vengono dichiarate all'interno del DPCM. Sì. Ma la cosa che magari ci è sfuggita è che cioè il movimento nel comune è previsto nello scenario tipo 3, quindi zona arancione. Nella rossa il DPCM vieta anche lo spostamento nel comune. Aggiungo, sì, no, questa complessità. Cioè, in realtà lo spostamento in comune è vietato, cioè tu ti puoi muovere solo per andare ai servizi primari per motivi di salute, per motivi di studio o di necessità. Allora, nella zona rossa cosa sta aperto a fare un salone? No, ma tra l'altro mi sembra, adesso io ho letto qualcosa ieri, non so se poi è lo stesso del testo, che leggendo le attività di necessità che rimangono aperti, cioè rimangono aperti tutti i generi alimentari, poi rimangono aperti le cartolerie, i negozi che vendono cose per computer, biancheria intima, che anche questa non l'ho capita, cioè praticamente guardando tutti, cioè io guardo il mio paese, vediamo chi chiude solo quello di scarpe, solo il negozio di scarpe chiude, perché l'ottica rimane aperta, perché possono servire, quindi rimangono, anche perché quelli di abbigliamento comprano uno stock di mutande e diventano negozi di biancheria intima, quindi andando a guardare in realtà chiude poco. Cioè è sicuro che non è il lockdown di marzo, questo è un lockdown soft per diminuire al massimo gli spostamenti. Probabilmente hanno ragione quelli che dicono più portati verso il terrorismo psicologico, cioè della serie rimani in casa il più possibile, non uscire che è meglio, però senza le sceneggiate. Ve le ricordate le sceneggiate di aprile, i parrucchieri quanto sono diventati famosi, cioè la gente con le teste, aiuto, il colore, come possiamo fare? Quindi senza quelle sceneggiate lì, cercando di far stare le persone più in casa possibile. Ripeto, sicuramente ha ragione Zampieri, dice che ci sarà un calo, però non è un calo forse preoccupante, dipenderà dalle persone. Nessuno affiancato, sostenuto su quello che dicevo prima, cioè sul fatto che probabilmente è l'occasione per riattivare alcune cose. Cioè, prendiamo un argomento proprio terra terra, cioè il kit colore, voglio stare proprio banale, il kit colore che era diventato il protagonista del lockdown
è diventato il protagonista di tutto, dei video tutorial. Come sempre, la tecnologia funziona e uno diventa tecnologico quando ha una necessità. La necessità di incassare dei soldi col kit colore ha fatto attivare tutta una serie di robe, no? L'app, faccio l'account su Stripe, poi non so, vi ricordate più che noi durante il lockdown tutorial su Stripe, ma non ce lo saremmo mai neanche sognato, perché l'esigenza era forte. Finita l'esigenza, l'ho detto anche settimana scorsa, no, non mi ricordo l'account di Skype che usavo durante il lockdown, ecco. Forse è l'occasione, lo chiedo anche alla chat, è l'occasione per riattivare alcune di queste cose. Cioè, i parrucchieri si possono dividere in due, cioè possono pensare a un cliente che riceve il kit colore. Rubo le parole a Bruno. Si può aggiungere un pezzo di professionalità che non avrebbe un parrucchiere, cioè la consulenza online con poi la spedizione dei prodotti e il tutorial di come fare, che era diventata una cosa che facevano tutti quelli che hanno avuto un po' di voglia durante il lockdown, può diventare parte di questo lavoro nei prossimi mesi, negli anni prossimi, oppure deve essere sempre un salvabuchi? Chi è che vuole dire qualcosa su questo? De Campo, oppure ragione, perché De Campo non l'ho ancora sentito. Dico solo una cosa, perché sai che sono sempre marito di parrucchiera, per cui sono cose che vivo in casa. Una delle prime attività svolte è stata quella di spostare gli appuntamenti e di favorire i fuori regione, i fuori comune rispetto a quelli in comune, perché poi dal giorno dopo, quindi questo per dire che cosa? Che di fronte ad una situazione nuova, l'attività migliore da fare e trovare il giusto modo di comportarsi in questa nuova situazione. Quindi adesso fate fuori i vari titoli populisti, no? Si può, non si può, oddio che faccio, e via discorrendo. Da qui in poi si incomincia a lavorare. Per cui la prima cosa più banale, riorganizzazione dell'agenda. Seconda cosa è contatto col cliente. Tanto voglio dire, il contatto col cliente è fondamentale a prescindere da qualsiasi lockdown, a prescindere da qualsiasi pandemia, da qualsiasi cosa. Quindi il contatto col cliente in questo momento diventa fondamentale. Come lo vuoi fare? Ma come vuoi tu? Fai un gruppo di WhatsApp, mandagli delle promo, usa il Go Booking, usa una piattaforma qualsiasi, public relation, perché l'hai già provato, cioè perché l'aggravante è che l'hai già provato, sai già, quindi al di là del fatto che diventa utile solo in una situazione di difficoltà, ma ci sei già passato, hai iniziato un'attività, hai visto che ha funzionato, come dovrei reagire adesso? E portiamoci avanti, stiamo in contatto con i clienti, diamo spiegazioni, organizziamoci, mandiamo il kit colore e vado col kit colore. Sai quanti kit colore hanno già dato? Per esempio mia moglie li ha già dati e li ha dati in previsione, metti caso che nel caso me lo restituisci, pensa a te dove è arrivata. Guarda, perché alla fine, guarda, Elena, scusa, ti fa una domanda, ma possiamo effettuare consegna a domicilio? Ma penso proprio di sì, cioè non siamo in quel lockdown in cui sì, oddio, posso uscire, non posso uscire. Quindi sì, anche le consegne a domicilio. È una comprovata esigenza, a questo punto è una comprovata esigenza lavorativa. Esatto, e aperta parentesi, questa era una delle cose che dicevo del buon senso, che al tempo non si sapeva se si potevano fare o no, e poi effettivamente la risposta è stata, ma se devi lavorare puoi consegnare i tuoi prodotti a casa come chiunque altro, come i ristoranti fanno le consegne a domicilio, tu puoi consegnare i tuoi prodotti a casa. Quindi, cioè rimboccarsi le maniche e fare come sempre, che poi è il mantra assoluto in generale pre-Covid, da sempre che il mantra è fare. Quindi facciamo, mettiamoci in contatto, le clienti fanno domande, le clienti hanno bisogno di sapere come comportarsi, perché il fatto che non possono, sono più o meno impaurita, diciamo la verità, alla fine il rischio se lo assume chi decide di uscire, e quindi di uscire dalla propria casa e di fare un percorso che secondo il DPCM non potrebbe fare. Quindi il rischio sicuramente è in mano a chi decide di uscire, quindi di provare se di fronte a un'autocertificazione nel quale c'è scritto sto andando al mio parrucchiere, chi la guarda mi possa dire sì, vada pure oppure no. Benissimo, fatto fuori qui, e questa è l'unica risposta che possiamo dare, quindi non c'è, sì, per il momento una risposta diversa. Detto ciò, tutto il resto,
e quindi tecnologie, vendere prodotti, dare consigli, kit colore, promozioni per quando riapriremo. Insomma, l'obiettivo in questo momento è farsi il periodo di dicembre, perché è evidente che questa è una strategia per farci godere del Natale da un punto di vista business, intendo, perché dal punto di vista di feste Conte ha già detto se potete evitare di assemblarvi a Natale, che insomma la vedo veramente difficile, però insomma questo è l'invito. Ma detto questo, l'obiettivo è rivederci a dicembre, e allora lavoriamo in quel senso, pianifichiamo in quel senso, prepariamo degli abbonamenti che si sfruttano in quei giorni, prepariamo degli, perché mai dei regali, perché i regali non li faremo quest'anno, non facciamo i regali secondo voi? E allora facciamo promozione, mandiamo dei WhatsApp, mandiamo delle news, usiamo i post social, comunichiamo quello che in questo momento il cliente può fare con noi e portiamo avanti il nostro business, che è il parrucchiere 5.0. E faccia un applauso Bragion, applauso, mega applauso, via. Ciao, grazie mille per essere stati qui, grazie amici, è stato grazie. Bello, e se uno poi vuole escere, che eschi, se vuoi escere, esci. Va bene, intanto io ho pubblicato un sondaggino, così tanto per non sapere né leggere né scrivere, proprio su questo fatto, cioè hai spedito kit colore da giugno ad oggi, voglio vedere quanto la percentuale è lontana dallo zero. Secondo me è vicinissima allo zero, però voglio vedere se per caso sale, perché è, adesso ho fatto l'esempio del kit colore, ma un esempio qualunque, no? Io intendevo dire comunque se hai tenuto, vedo che Zampieri vuole parlare, prego Zampieri, vuole dire, no, ti ho visto che ho fatto un esempio qualunque, ma la mia idea era la tendenza di continuare di fare dei servizi diversi, più simili a quelli che si era costretti a fare durante il lockdown. Questo è un po' l'idea. Vediamo se c'è qualche messaggio. Vedi quanti giri in bici e zainetto fuori dal mio comune, dice Elena Briz. L'idea è anche un po' quella, cioè secondo me, se vogliamo guardarla. Poi sicuramente c'è da dire una cosa. Noi fra poco più di due settimane, cari ragazzi, faremo il nostro evento sulle iniziative. C'è da dire che il marketing dell'anno prossimo dovrà essere un po' diverso. Già con Nicolas l'abbiamo smontato un po' quell'evento e lo stiamo rimontando in un altro modo, l'avevamo già detto, però ci sarà da rivedere alcune cose e da fare un grande anno nel 2021, dico, anche in previsione di cose diverse, cioè questa parte qua secondo me va infilata nel tuo marketing in generale, cioè quello di acquisire le competenze che hai imparato durante il lockdown. Allora, intanto la Pina c'è ancora, ho sentito entrare qualcuno in condominio, la Pina c'è ancora ma non l'ho mai vista e non ho parlato, ho sentito che è entrato qualcuno da fuori che forse vuole fare una domanda. Chi è che è entrato in condominio e vuole fare una domanda? Pronto? Nessuno. Ma ho visto una Gianna che è entrata dentro. Se ci sei, poi mi avvisi, fatti vedere. Cos'è lo scherzo del campanello? Quello che facciamo sì, da ha suonato il campanello, poi è scappata. È entrata qua, è entrata una. L'ho vista entrare, io vi vedo entrare. Quindi se poi anche la Pina non la vedo come immagine, vedo solo Bruno, ma comunque sono qua. Va bene, questo è un po' il tema. Allora, che altro aggiungere? Allora, stavo andando da De Campo prima, poi mi avete fermato, ma ci vado un attimo. A sentire come sempre dovremmo fare comunque una sigla per l'Istituto Luce, è vero, eh? Prossima puntata dovremmo fare una sigla, dovremmo fare, sì. No, volevo chiedere a Marco, visto che immagino che ieri sia stata per te una giornata complicata, oggi, perché da ieri probabilmente avranno cominciato a chiamare te, che molti ti usano anche come tuttologo. Marco, ma quindi si può fare? Marco, ma quindi si può... Com'è il terreno? Diciamo che oggi ho iniziato parecchie terapie, ecco, immaginavo, per rimettere in piedi persone, però diciamo che tutto sommato, ecco, l'effetto che è venuto fuori, anche la gente non è abituata, quantomeno se lo aspettava e sa cosa succede. Semmai c'è quella sensazione un po' fastidiosa del tipo, cazzo, pensavo fosse finita, adesso piano piano ripartivamo e ci troviamo invece nuovamente in una situazione come quella di prima,
con l'aggravante che chi non ha fatto nulla trova un disagio pazzesco, perché dice cavoli, se l'avessi fatto. È tutto un gioco molto particolare, quindi quelli che per assurdo si erano mossi bene, hanno fatto un buon lavoro e tutto, però alla fine si sono rimboccati le maniche e stanno preparando già il dopo. Quelli che non l'hanno fatto la prima volta oggi si trovano in grande difficoltà, perché nel frattempo non hanno nemmeno maturato la forza economica per sostenere una seconda botta. Quindi semmai adesso la sfida è proprio vedere chi da questa seconda lezione finalmente capirà quello che ha appena detto Bragion, che è il caso di fare, muoversi, insomma non piangersi addosso e soprattutto prepararsi a quello che arriverà, perché finita questo giro arriveranno probabilmente anche i vaccini, perché ci siamo quasi, ma finito questo giro non si scherza più sostanzialmente. Quindi se fosse il primo virus fosse finito avremmo detto cazzo che paura, no, adesso bisogna effettivamente darsi da fare. Però è vero, ma hai fatto bene a far notare che in realtà c'è meno timore dell'altra volta, forse perché ci siamo stati più abituati. Io ho sentito anche qualcuno dire: ah no, però questa roba mezza e mezza, dovevano chiudere tutto, che non mi sarei mai aspettato, ma ho sentito qualcuno dire così: ah, hanno fatto così, così ci fanno chiudere a Natale. Allora, visto che vedo la Pina, la vedo muoversi adesso, Pina, vengo anche da te per sentire un'altra opinione, un altro parere. Tu come stai? Cioè, da domani mattina ti cambia il salone parecchio, il mondo ti cambia poco, sei meno terrorizzata di marzo, com'è? No, non ti sento, però hai il microfono chiuso? Perché non ti sento? Ti vedo muovere. Bruno, parla anche tu. Pronto. Allora, sei proprio tu, aspetta che ti vedo proprio rossa. No, sai proprio, non ti va proprio il microfono, è proprio la tua cuffia. Stacca le cuffie, staccale proprio, via, staccale tutte, stacca il cavo delle cuffie. Ma già ieri sera la Pina non andava al microfono, perché ci siamo sentiti per altri motivi. No, non ti sento Pina, no, intanto è arrivata Jennifer, buonasera, non ti sento. Non ti va niente, proprio il tuo microfono. Comunque fai a gesti, com'è, su? Cioè, aspetta che mi metto qua così mi vedi. Cioè, fammi un gesto, cioè com'è? Pollici in su o pollici in giù? Com'è? Se mi senti, pollici in su o pollici in giù? Non mi sente neanche. No, mi sa che non mi sente neanche. Vabbè, intanto visto che è arrivata Jennifer, tu Jennifer come stai? Come, tu sei terrorizzata? Ti conosco, tu sei... No, assolutamente. No, non sono terrorizzata. Ah. Ero pronta alla chiusura quindi... e mi ero già preparata una sorta di cose per la chiusura. Adesso devo ricambiare tutto e muovermi diversamente. Allora sei pessimista. Surprise. Quindi tu sei una pessimista, quindi... dici no, andava tutto male, invece va meglio, sei contenta. Ma da domani cosa succede? Cosa succede secondo te da domani? Avrai meno gente in salone? Tutto normale? Ma io per ora ho l'agenda piena fino al 17 di novembre. Per cui non lo so, qualche cliente ha chiamato per essere sicura che poteva venire, qualche cliente mi ha detto ma l'autocertificazione per venire, adesso non lo so, vediamo, intanto dammi però i prodotti e poi rivediamo, però sì, magari vengo. E le fuori comune in effetti oggi hanno chiamato tutte per capire se potevano venire, quello sì. Ecco, questa sì, in realtà questo è un punto di vista, cioè... probabilmente no, ragazzi, sarà anche da monitorare nei prossimi giorni il tasso di disdetta degli appuntamenti, cioè che forse è quello un po' il numero da controllare, cioè quanti chiamano, perché se chiamano per dire ma allora tutto a posto, posso venire tranquillo, allora ci saranno pochi problemi. Se invece chiamano per disdette, secondo me, per come è l'italiano, chiamano per, al massimo per dire tutto a posto, tranquillo, posso venire, le birre ce le hai? Noi italiani siamo un po' così, non è che siamo così ligi al dovere. Va bene, peccato la Pina, non riesco a sentirla, chissà quale sarà. Ma ha scritto anche stasera, ho problemi di connessione. Va bene, allora che dire, ragazzi, credo che
cioè dal punto di vista del adesso cosa succede, abbiamo detto più o meno tutto, cioè questo succede, cioè non c'è nient'altro, si vedrà, ci sarà probabilmente qualche passaggio in meno, però prendiamo la strada più giusta, cioè intanto il sondaggio ha espedito Kit Colore da giugno ad oggi, io sono impressionato perché il 30% mi ha detto di sì. E visto che, per stare proprio sui numeri, hanno risposto in 103 persone delle 240 che ci sono adesso, 31 saloni hanno continuato a spedire Kit Colore. Non me lo sarei mai aspettato, devo ammettere. 30% è scioccante, buono. Sì, non me lo sarei mai aspettato. Però ho risposto anch'io, Nico. Nico, ho risposto anch'io. Anche tu sei l'uno. Vabbè. Sei l'uno. Ok, tu sei il 30. Vorrei... No, che hai inficiato il sondaggio, dici. Però mi sembra un numero, se questo fosse il numero, in realtà sono stupito e sono anche contento che sia così. E secondo me questa, lo ripeto, è un'occasione per veramente entrare in un altro mondo, che è quello che sarà, anche perché poi ho visto in chat, questa è solo la seconda ondata, preparatevi alla terza, lockdown totale dal 23 al 7, insomma, di tutto, sto leggendo di tutto. Diciamoci la verità, chiudiamo questa diretta come abbiamo aperto la prima diretta del lockdown di marzo. Cioè, dato che non possiamo intervenire su cose di cui non abbiamo il controllo, interveniamo su quelle di cui il controllo l'abbiamo. Il salone non è chiuso, è già una buona cosa, possiamo lavorare, ma continuiamo a sviluppare la parte legata alla digitalizzazione del salone, al marketing, a tutto quello che serve a far crescere il salone, perché comunque è inutile che ci nascondiamo, se c'è una cosa sicura è che questo mondo sta cambiando e i saloni che hanno la piega a 8 euro faranno un'enorme fatica, bisogna spostarsi dall'altra parte e del tentativo che vogliamo fare. Va bene, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, ma vedo di no, abbiamo detto più o meno tutto. Va bene, allora vi ricordo che dal 23 al 29 di novembre faremo il nostro evento online, il più grande della storia del parrucchieri online, perché saremo veramente tanti, dal 23 al 29, quindi da lunedì a domenica, tutte le sere dalle 21 alle 23, due ore in cui ogni sera prenderemo un mese, anzi due mesi ogni sera del prossimo anno, a partire da dicembre 2020 ad arrivare a novembre 2021, in cui scioglieremo le iniziative da fare. Quindi a dicembre come si riempie il salone a gennaio, attraverso cosa, a gennaio che iniziativa si fa per poi portare o aggiungere clienti, oppure aumentare la frequenza in salone, aumentare la spesa media in salone nel mese successivo, visti attraverso i quattro punti dell'offline, cioè quello che devi fare in salone, dell'online, quindi quello che devi fare sui social, sul web in generale, delle automazioni, quindi quello che puoi fare attraverso la piattaforma per automatizzare il più possibile, e quest'anno anche attraverso la gestione del team, quindi come i collaboratori possono aiutarti a spingere le iniziative per fatturare di più. Per partecipare all'evento bisogna essere soci del club, credo che manchino tre giorni. Esatto, il 9 non si può più accedere ai 14 giorni di prova gratuita, ma si può accedere all'evento solo esclusivamente o iscrivendosi a pagamento al club, oppure acquistando uno dei biglietti di Parrucchiere in Azione. Quindi fino al 9 avete la possibilità di provare il club 14 giorni gratuitamente, così vedete se vi piace, e poi se vedete che vi gusta, a quel punto lì potete decidere di rimanere come soci onorari ed effettivi del club per partecipare poi anche all'evento di Parrucchiere in Azione Workshop, che vi ricordo è incluso in tutte e tre le tessere, quindi che uno faccia la tessera bronzo, argento o oro ha comunque il suo biglietto d'ingresso per partecipare a Parrucchiere in Azione. È vero, quest'anno siamo stati, dato che lo facciamo online, particolarmente buoni, perché tutti, anche le bronzo, non possono portare i collaboratori, quindi gli diamo più accessi per vedere l'evento. Mi raccomando, come diceva Nicolas, altri tre giorni per iscriversi ai 14 giorni di prova gratuita, e quindi poi pagare soltanto tre giorni prima dell'evento la tessera mensile per stare all'evento, altrimenti bisogna pagare il biglietto. Vi aspettiamo dal 23 al 29 e noi ci vediamo qua in diretta su Facebook e su Instagram,
come sempre, giovedì prossimo. Ciao! Ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao.